siamo ad Alagna, è la 35esima fiera agricola di primavera ed è la prima dopo 2 anni di stop legati al coronavirus e al lockdown. Quest'anno la partecipazione è, a mio modo di vedere, superiore al preventivato, considerando i famosi tempi che corrono. Abbiamo almeno un accesso di una 35, forse 40 bancarelle, in piazza e lungo tutte le vie principali del paese. Poi abbiamo un cortile, che è il cortile agricolo dei fratelli Bolognini, nel quale sono state messe tutte le macchine agricole che i nostri agricoltori hanno recuperato da loro stessi, macchine di proprietà, che macchine date dai contoterzisti per mettere in mostra ciò che di meglio c'è, diciamo l'ultimo grido per quanto riguarda la coltivazione tipico delle nostre campagne e di queste macchine agricole ne sono l'espressione. Chiaramente Alagna con questa fiera che riprende ha un fiore all'occhiello, lo è sempre stato, lo è ancora quest'anno e speriamo che vada avanti anche per i prossimi anni. Queste fiere devono essere sempre, secondo me, l'espressione di una realtà socio-economica, soprattutto agricola, da tenere in estrema considerazione. La Lomellina, si sa, non è una zona particolarmente brillante, tra virgolette, dal punto di vista economico, però con tutte queste diciamo manifestazioni, con tutte queste, se vogliamo, anche piccole cose, però una piccola cosa oggi, una piccola cosa domani, si arriva ad avere delle cose che possono avere tranquillamente un peso, un impatto economico, oltre che di visibilità, da non sottovalutare. Questo è quello che io penso ed è quello che ha sempre portato avanti, diciamo, non il nostro paese, il mio paese, perché io sono di Alagna e sono contentissimo di essere un alagnese e oltretutto quando mi chiedono ma lei dov'è, lei che cosa fa, io dico io sono un Lomellino doc, anche perché la mia terra è la Lomellina.